Avvicinare ragazze e ragazzi all'educazione tecnico-scientifica, rompendo stereotipi di genere sulle abilità scientifiche e tecniche. È questo l'obiettivo di una serie di iniziative di orientamento scolastico messe in campo a Modena e nei comuni dell'Unione dei Sorbara, a cui prenderà parte il 18 e il 20 novembre anche l'azienda ospedaliera universitaria modenese, sempre più attenta a sensibilizzare i giovani verso i percorsi STEM, cioè scienze, tecnologie, matematica, con un occhio aperto all'arte e alla creatività. Vuole portare a conoscenza delle ragazze che anche i percorsi che forse una volta si pensava fossero preclusi non corrisponde alla verità. Questo fa parte di tutte le azioni che si stanno facendo all'interno delle scuole per le discipline STEM e quindi è una delle tante, ma è molto importante perché avranno l'opportunità di confrontarsi, di conoscere, quindi mettersi direttamente in relazione con donne, con professioniste che hanno fatto un percorso di vita, un percorso professionale di altissimo livello e quindi comprendere anche con loro quali sono state le scelte fatte, magari i dubbi, le difficoltà, i successi. Questo è molto importante per i ragazzi e le ragazze perché in quel momento lì devono confrontarsi con persone reali. Presenti agli incontri, quattro donne direttrici di altrettanti importanti reparti dell'AOU di Modena, che si impegneranno in questo intento attraverso racconti diretti, utilizzo di filmati e strumenti tecnologici. Sono Rita Conigliaro, direttore della gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale civile, Giovanna Fabri, direttore della medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale civile, Cristina Mussini, direttore delle malattie infettive del Policlinico di Modena e Michela Piccoli, direttore della chirurgia generale d'urgenza e nuove tecnologie dell'ospedale civile. Vuole portare a conoscenza delle ragazze che anche i percorsi che forse una volta si pensava fossero preclusi non corrisponde alla verità.